raccogliere, diciamo, a sostegno della vertenza, più di 10.000 euro, che è la cifra più o meno complessiva che è già stata raccolta fino ad oggi. In particolare, proprio direttamente dal comune di Fidencisa e quindi dalla raccolta fatta dall'amministrazione, grazie a tutti i cittadini, sono stati raccolti circa 5.000 euro. Quindi sono cifre molto importanti e per noi avevano due significati diversi. Da un lato, anche trovare proprio risorse economiche per sostenere in maniera concreta le prossime iniziative che sono già in corso in questi giorni e che sarà necessario portare avanti nei prossimi mesi, e dall'altro comunque anche far sentire nuovamente la vicinanza della nostra comunità ai lavoratori e al presidio che stanno tenendo in questi giorni davanti allo stabilimento. Aveva questa duplice funzione la raccolta fondi, proprio cercare di rappresentare la vicinanza ma anche dare un aiuto concreto, perché l'abbiamo detto fin dall'inizio, questa non sarà una battaglia che si esaurirà in pochi giorni, anzi è una lunga battaglia da fare, quindi bisogna anche dosare le energie, utilizzarle bene, cercare di mantenere alta l'attenzione, che non è facile perché, come spesso accade, gli episodi o le situazioni, le vicende così difficoltose magari fanno notizia i primi giorni, poi si affievolisce l'attenzione attorno a questa vicenda o a questo tipo di vicende. Invece noi bisogna cercare di fare in modo che comunque sia sempre costantemente all'attenzione di tutti, in particolare ovviamente delle istituzioni di livello nazionale e della opinione pubblica tutta. Devo dire che c'è stata molta sensibilità da parte dei media locali, perché c'è stata una copertura di tutte le iniziative molto alta, e ce ne sarà ancora bisogno, perché proprio in questi giorni c'è da tenere aperto lo stabilimento in un periodo di ferie in cui tutti ovviamente hanno anche diritto a avere il loro momento di riposo, e quindi è anche più difficile garantire presenza, però anche qui si è mobilitato una comunità intera. Ora tutti noi, insomma, chi rientra, chi parte, ma in questi giorni si dovrà in qualche maniera far vedere la nostra vicinanza e la presenza verso il presidio che c'è davanti allo stabilimento. Sono anche giorni caldissimi di difficoltà, quindi essere presente è importante, ed è importante anche aver raccolto queste risorse per poter permettere anche di avere appunto delle iniziative che qualche costo ce l'hanno, per ovvie ragioni, perché dal noleggio di una strumentazione audio a qualsiasi altra spesa è una cosa che noi dobbiamo cercare di sostenere. Quindi è stato importante, io ricordo che comunque anche i gadget che abbiamo realizzato, sia le magliette che le spille, sono state possibili grazie a Mauro Piani, che ci ha regalato questa vignetta dedicata appunto alla vertenza e ai lavoratori della Vert, e l'ha donata, diciamo, al comune. È un vignettista a livello nazionale, vignettista del manifesto, quindi è stato anche uno degli elementi che ha permesso la massima diffusione di questi dei gadget stessi. Quindi, insomma, il percorso è percorso continua, quindi l'invito è quello di, insomma, mantenerci attivi su questo fronte. Tra l'altro ieri c'è questa notizia appunto che è avvenuta al tavolo regionale, la sospensione per un mese della procedura. È poco, è del tutto insufficiente questa apertura, però quantomeno è il primo segno di un minimo di buonsenso a parte dell'azienda. Ripeto, è troppo poco, quindi ancora c'è da tenere molto ferma la nostra posizione. È stata una posizione, alla fine, per fortuna, è rimasta comune a tutti, ed è quella appunto di chiedere all'azienda di ritirare la procedura e di permetterci anche a questo punto di trovare soluzioni concrete. Io, insomma, nei giorni scorsi, come anche le organizzazioni, ci siamo relazionati con la regione, con la città metropolitana, con il sindaco Nardella, e tutti si stanno anche muovendo per cercare di trovare a questo punto anche degli interlocutori che permettano di intraprendere una strada che è quella della reindustrializzazione. Quindi ora bisogna dedicarsi anche a questo lavoro, e più tempo abbiamo a disposizione e più carta abbiamo da giocarci. Quindi ecco, il lavoro da fare anche nei prossimi giorni sarà quello di tenere ferma la posizione e di mantenere visibilità su tutta la vicenda. Quindi io volevo, con l'occasione di stamani, insomma, ringraziare tutti i cittadini che veramente sono stati molto sensibili a questo percorso, a questa raccolta fondi, ma anche, insomma, invitare tutti, esortare tutta la presenza in questi giorni che sarà da garantire presso lo stabilimento. Magari, ora lascio la parola a